Perché Renato ti sta riprendendo? Che è successo? Non lo so. Che è successo? Dobbiamo aspettare i birilli. Ah, se non ci siamo? Non lo so. Allora, dobbiamo sempre aspettare il responso dei birilli. Sei sceso un po' su questo tempo? Probabilmente hai. Vediamo i birilli. Vediamo i birilli sempre. Probabilmente hai realizzato la tua prima vittoria assoluta allo slalom di Cellano. Grazie. A te la parola. Niente. Speriamo tutto bene. Ringrazio la mia famiglia. Grazie di tutto. Allora, ci fermiamo qua. Dobbiamo aspettare sempre il responso dei birilli. Ok. Ci rivediamo dopo eventualmente. Ciao, caro. Di parola, no? Allora, tutti e due vicini. Ma lui non è stato tutte e due vicini, due grandi mattatori. Allora, lui è sceso e io ho dovuto fare il mio dovere. Giusto. Bruno, allora, di fianco la persona che ha realizzato un, possiamo dire, un sogno, non ci speravi neanche tu. Anche Bruno con la sua 127 che dice 27. C'ha solo il nome. Lo chiamano Terremoto. Terremoto, vabbè. Ok, Bruno ti stava marcando, anche tu guardavi Bruno. Ecco, bene. E infatti tu? Fratello, quando sotto è venuto e mi ha detto: vedi che è sceso due secondi, la colpa è di tuo fratello, che sennò io ero tranquillo e rilassato. Ma tu sei sicuro? Guarda, sono due polponi, ti è venuto a dire sei. No, ma io l'ho capito che è venuto apposta, ma mi agitare. Mia moglie, sai come ha detto? Non ti agitare, che te l'ha detto apposta. Può darsi. Sì, bene, sì. Io sono felice di una cosa. Primo e secondo assoluto, Paolo Almirante primo, Bruno Fallara col 127, unico in Calabria e in Italia. Secondo assoluto lo slalom di Cellara. Di la verità, ci hai pensato pure tu a tirare la zampata? Certo, ci ho provato. Vabbè, hai trovato sulla strada Paolo Almirante con una macchina diversa. Vi vedo abbracciati, sì, contenti tutti e due del risultato. Io alla fine sono contento sempre. Tutti e due contenti siamo. Di quello che facciamo, che ci divertiamo. Poi giustamente se esce il risultato ce lo prendiamo. Normale. Ma oggi non speravo. Abbiamo lottato. Oggi ho detto, oggi mi frega. Io non ci posso credere che ci sono due grandi mattatori davanti così. Bene, sono felice per voi e niente, in bocca al lupo e alla grande tutte e due, vi aspetto la premiazione. Gruppo E2SS, primo classificato Paolo Almirante Nicola. Non ridere. Paolo Almirante vince classe e gruppo, lo rivedremo dopo. Grazie. Quinto assoluto, non demorde mai, della Piloti per Passione su Formula Azzurra, Giuseppe Denisi. Ritira Agostino Fallara. Della New Generation Racing su Renault 5 GT Turbo, quarto classificato Alfredo Rotella. Non ci sperava neanche lui, ma ci ha lottato sul Fiat X19 2000 della New Generation, Cesare Leone. Escluso dalla classifica. Eh sì, perché ci hanno comunicato che hai corrotto i cronometri. Dice? Sì. Angelo, non ti lascia nessuno. Allora, mancano gli ultimi due. Hanno lottato veramente fino all'ultimo. Il
secondo classificato su Fiat 127 Sport dei piloti per passione, Bruno Pallara. E fino all'ultimo ha sperato, come giustamente ogni pilota crede e spera, di battere il primo classificato, che si chiama Paolo Almirante Nicola della New Generation Racing, primo classificato del secondo slalom di Cellara.